Un funerale che ha il sapore di una manifestazione di protesta segna l'addio alle vittime dell'attentato di Kabul. Sabato due kamikaze si sono fatti esplodere in mezzo a dimostranti che contestavano un progetto energetico del governo. Anziché sepolti nelle rispettive tombe di famiglia, i morti riposeranno insieme sulla collina di Surkhabad, come proposto dagli organizzatori del corteo di sabato. Abbiamo perso molti familiari e amici. Siamo qui per seppellirli e chiameremo questo posto la collina dei martiri. L'attentato ha preso di mira la popolazione Hazara, prevalentemente sciita, ed è stato rivendicato dall'ISIL. Almeno 80 i morti, oltre 230 i feriti. Le vittime stavano protestando contro il percorso di una nuova linea elettrica che esclude i territori abitati dalla loro comunità. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha proclamato una giornata di lutto nazionale e il massimo rappresentante dell'ONU in Afghanistan, Tadamichi Yamamoto, ha definito l'attacco un crimine di guerra.